diciamo che consideriamo l'incontro una specie di nuovo inizio. È la prima volta che il governo ha chiesto ai due governatori della Liguria e della Puglia di stare seduti dalla parte del governo. Questo per noi è un passaggio importante. Siamo ovviamente pienamente collaborativi, come abbiamo detto. Pensiamo che il lavoro che il sindacato nel suo complesso sta facendo per difendere certamente l'occupazione, ma anche per difendere le comunità, soprattutto quella pugliese che ha maggior rischio per la salute, è un lavoro importantissimo. Quindi la natura del sindacato italiano come un sindacato non corporativo, ma capace di interpretare l'interesse generale, in questa trattativa è centrale. E ho detto ai due soci, perché abbiamo un socio che è una grande finanziaria che ha investito nell'acciaio e l'altro che è lo Stato, di mettersi d'accordo sulla mission che questa fabbrica deve realizzare. Certamente non può fare morti, non può fare incidenti sul lavoro, non può fare cassa integrazione utilizzando il denaro dello Stato per fare gli utili. Su questo credo che si sia creata una buona unità di azione col sindacato. Devo dire, ho notato anche nel sindacato una forte determinazione a volere la regione e gli enti locali dentro il tavolo di trattativa. Questa è una cosa che mi fa enorme piacere e li ringrazio, che però ovviamente significa prendersi anche delle responsabilità con la Puglia, nel senso che io non è che sto lì a guardare quello che succede, sto lì per evitare che una nuova corte d'assise possa condannare altri manager per aver ripetuto gli errori del passato, perché quella sentenza dice che anche se tu rispetti i limiti legali delle emissioni ma ammazzi la gente, rischi di essere condannato lo stesso. Su questo punto noi dobbiamo uscire, perché non c'è futuro per una fabbrica che viva sotto questa spada di Damocle. Quindi con la giornata positiva, ovviamente con grande prudenza e nella speranza che ciò che dice l'azienda sia vero, perché lo stesso governo è un socio necessitato, non è un socio volontario, è un socio che ho verificato, insomma, vuole vedere se il suo socio è affidabile o no, speriamo che lo sia. Avete già una data per un prossimo incontro? No, non c'è una data specifica, però il pragmatismo dei tre ministri, devo dire anche la presenza del ministro Carfagna mi ha fatto molto piacere, perché si è compreso che è una vertenza meridionale, che è una vertenza che peraltro nella quale dobbiamo utilizzare il famoso Just Transition Fund, che come ho detto senza una profonda innovazione tecnologica non è utilizzabile, l'Europa non ce lo farà utilizzare per fare la fabbrica col piano industriale e con l'AIA precedente, dobbiamo cambiarlo, dobbiamo farlo meno impattante dal punto di vista ambientale. Anche il ministro Orlando ha svolto il suo ruolo e ovviamente Giancarlo Giorgetti credo abbia compreso la vicenda con un pragmatismo sicuramente lombardo, ma in Lombardia c'è ancora così di buono. Io posso dare dei consigli al socio al quale sono legato io, che è lo Stato. Io sono socio dello Stato e quindi gli darò in maniera riservata i miei giudizi, non pubblica.